Ragazzi, allora, ciao, 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 ciao. Non posso fare il mio ciao col close up, come al solito, perché sto girando col telefono e non mi trovo. Però, siccome il mio telefono ha due microfoni, siccome questo è un canale ASMR, dovreste sentirmi. Con l'audio binaurale, quindi confermatemelo, fatemelo sapere. E anche perché questo video l'avevo già girato con il computer e il microfono, come sempre, ma non era venuto l'audio, quindi rifaccio tutto da capo. E mi scuso per la mia lunga assenza, come al solito, non sto neanche qui a spiegarvi perché, per come, tanto sono soliti i motivi. Ogni volta che ero in delle condizioni migliori di come sono adesso, per farvi un video, in realtà mi dimenticavo sempre, perché quando sono truccata, che devo uscire, in realtà mi trucco sempre un quarto d'ora prima, quindi poi devo scendere e non ho tempo per fare i video. E quindi adesso sono nelle condizioni peggiori del mondo, struccata col pigiama, con lo giacchettino di mia nonna. Però ho detto adesso giro, anche perché è già 15 gennaio, è più di un mese che non mi caricavo nulla, e questo sarà un misto di regali di Natale, acquisti fatti durante appunto il periodo di Natale, e l'unica cosa che acquistavo durante i saldi, che era una cosa che mi serviva, e che avevo visto durante i saldi, cioè prima dei saldi, e che per me aveva un prezzo eccessivo, e quindi ho aspettato e le ho prese, ma in realtà non sono del colore che volevo io, e ho preso anche un numero in più, però le ho prese perché, diciamo, mi servivano. E ora vi spiego, anzi ve le faccio anche vedere, poi passiamo a tutto il resto. Sono un paio di scarpe. Sono queste. Allora, queste sono le scarpe più alte che abbia mai preso fino ad ora. Perché, diciamo, il problema, tra molte virgolette, dell'altezza ultimamente lo sto sentendo tantissimo, perché io sono 1,60 m. È il mio ragazzo in 85, e quindi capirete che 25 centimetri di differenza non sono pochi. Quindi diciamo che volevo riequilibrare un attimo la situazione, anche se la differenza ci sarà sempre. E questo è un tacco di 9, però è anche il plato avanti, quindi è abbastanza comoda come scarpa. Sicuramente non la metto per fare delle lunghe camminate, però per uscire qualche ora ci sta, non fa male, si può camminare tranquillamente. Poi il tronchetto a me d'inverno piace molto, e fin quando il tronchetto va bene, perché poi io lo stivale non lo uso, non mi piace come scarpa. E in realtà le volevo nere, ma erano già finite e le ho prese 37, anche se credo che comunque 36 non le avrei prese, perché forse erano troppo strette sul collo del piede, così vanno bene. Quindi questo è l'unico acquisto che ho fatto in un negozio senza nomi, senza marca, ragazzi. Quindi io tutte queste cose non vi sto a dire i nomi dei negozi perché non sono catene. E quindi fino ad ora io portavo sempre, diciamo, le francesine col parasotto di massimo 5-6 cm. Ora diciamo che mi alzo un po' di più, ecco. Passare agli altri acquisti, la settimana scorsa ho preso uno zainetto da Stradivarius. In realtà ne avevo visto uno da Pull&Bear o Bershka, non mi ricordo, 10 euro, però non aveva né tasche interne né esterne, che per me è una cosa inaccettabile. E quindi, anche se costava solo 10 euro, l'ho lasciato lì perché sarebbe stato un acquisto inutile. Infatti poi nel negozio successivo da Stradivarius per 16 euro
trovato uno zainetto rosa. Io volevo uno zainetto rosa tipo da 2 anni, e però poi optavo sempre per i neri, i marroni, e invece finalmente l'ho preso. Anche perché i miei colori da ormai 2 mesi a questa parte sono il bianco, il rosa e il beige. Sono diventata quella dai colori nude, come vedete anche dalle unghie e dal pigiama, non dal giacchettino però. E quindi ho preso questo zainetto. Sembra più grande di quello che è rispetto alla mia faccia. Si può anche allargare perché queste cerniere si aprono e diventa ancora più grande. Una cosa che per me è molto comoda e utile è che oltre alla ciappa, cioè alla calamita, che la chiamo ciappa, non ha la solita chiusura dell'indianetto. Quella lì con le stringhe, no? Avete presente? Ha un nome questa chiusura, ma non mi ricordo come si chiama. Ma ha la cerniera, ha la zip, e poi ha una tasca interna con un'altra zip. Non ha altre due tasche, quelle due tasche aperte, però ha la tasca esterna aperta qui. Io la trovo comodo, funzionale, utile, costava poco e quindi l'ho presa. C'era di tutti i colori, c'era anche marrone, cioè color cuoio, grigio, comunque c'era vari colori, erano tutti carini. Si può regolare ovviamente anche la lunghezza con i manici, dietro non ha tasche. E io a volte quando la sera mi scoccio di cambiare borsa lo uso anche per la sera. Poi passiamo alle maglie e alle sciarpe. Sono diventata verdina, non lo so. Comunque, seguendo sempre la scia delle mie fisse, anche i regali di Natale, diciamo che me li sono fatti da sola, nel senso che sono andata a comprare le cose, le ho impacchettate e le ho messe sotto l'albero. Tra queste, questa sciarpa, che è una di quelle sciarpe giganti che diventano anche scialli, cioè stupenda, adoro. È un rosa che va nel malva, un grigino. Però l'importante è che sia rosa. Ormai è così. Perché in realtà questi colori li posso abbinare anche ai cappotti. Perché io ho 3 colori di cappotti: blu, marrone e nero. Quindi questa va bene più o meno con tutto. Invece la sciarpa che sto usando di più in questo periodo, che mi avete visto nella pic di Instagram ormai un po' ovunque, ah, tra l'altro su Instagram ho cambiato nome, ma penso che ormai ve ne siete accorti. Ho voluto chiudere con il lucciacciele delfino, non so perché mi aveva stancato, e era da un po' che volevo mettere un nome greco, e sapete che trovarne di non presi già è un po' difficile, e quindi ho messo Eliofilia con la E e col PH, ma se andate su Luciacciele Delfino vi rindirizza a Eliofilia, quindi scanso gli equivoci. E niente, mi piace questo nome, mi rispecchia molto, perché sarebbe diciamo amore per il sole, per la luce, tutte queste cose. Non vedo l'ora che venga un po' di caldo io, perché anche se sto amando questi colori e questi periodi invernali, però io preferisco sempre il caldo. Infatti, anche sul telefono ho messo la copertina azzurra, lo sfondo del mare, perché nella mia testa è già estate. Anche se sto con la stufa accesa adesso, vabbè. Comunque, che stavo dicendo? Eliofilia ve l'ho detto, anche se in realtà si dovrebbe scrivere con l'H avanti, ma era già preso, quindi l'ho messo con la E normale. Quindi questa sciarpa, che è tra l'altro degli stessi colori di una borsa che ho, perché ho una borsa che è color cammello e nera, e me ne sono accorta quando sono arrivata a casa, perché quando l'ho presa un po' a caso. E questo beige col nero finale sul cappotto nero secondo me ci sta benissimo, perché dà un po' di luce al viso col cappotto nero.
però poi sfocia sempre nel nero, quindi va bene. Ha anche un po' di grigio e un po' di verde da qualche parte, che non so che senso abbia, però ce l'ha. Non si vede tanto. E quindi questa è la sciarpa che sto usando di più, perché questa qui, rosa, è un po' troppo grande a volte. E poi ho il cappotto nero che mi attira un sacco i peletti, quindi questo l'attira tantissimo. Questa lo stesso, però almeno un po' meno. Poi passiamo alle maglie. Allora, queste maglie sono state comprate tutte perché in realtà dovevo comprare una maglia per Capodanno. Poi in realtà ho preso tre maglioni normali che uso tutti i giorni e una maglia per Capodanno. E soprattutto questa che adesso vi faccio vedere, che mi avete chiesto già su Instagram dove l'ho presa, è diventata in assoluto la mia maglia preferita perché è bianca ed è con i fiori, ed d'inverno le cose con i fiori non si trovano mai, a parte questa moda dei patch con le rose rosse che c'è ultimamente, però proprio la stampa floreale non si trova. E sono tutte maglie che hanno gli stessi colori, perché ve l'ho detto, ormai sono in fissa. E questa qui in particolare, secondo me, è bellissima. Sono tutte taglie uniche, mi vanno in maniere diverse, però sono taglie uniche. Questa infatti mi va un po' larga, se ci fosse stata la taglia l'avrei presa sicuramente più stretta, un po' più stretta. Io la amo, l'avete vista sicuramente indossata su Instagram, nelle storie, perché l'ho spammata un sacco quando l'ho messa. E io la amo, cioè che devo fare? È bellissima. L'amo tantissimo. Sapete quelle maglie che vi piacciono talmente tanto che li mettereste pure in occasioni in cui non c'entrano, che ne so. Tipo, io a Capodanno la rimessa questa. Oppure per andare a dormire, non lo so, mi piace troppo. Poi non so dove mettere le cose. Questa è un'altra maglia abbastanza semplice. E ha tutti i colori, diciamo, del periodo. La rosa cipre, profumo di pulito, bianco e grigio, ed è a zig zag. Questa cade un po' più stretta sul busto rispetto all'altra, però comunque è larga. E sono tutti maglioni lunghi e normali, perché ultimamente nelle catene famose tipo H&M e altre ci sono tutti questi maglioni con i volant, che secondo me sono scomodissimi, perché sotto il cappotto, ragazzi, il volant, cioè come lo mettete? È scomodo. E poi sono corti, cioè a me non piacciono i maglioni così, quindi questi sono i maglioni più normali che ho trovato, e li ho trovati in negozi che non sono catene. Questa maglia è una maglia strana per me, perché forse l'anno scorso non l'avrei mai presa, diciamo che ho voluto usare, perché non sono una che usa neanche le cose scollate. Tra l'altro il maglione scollato forse non ha senso perché fa freddo, però questo è un maglione rosa, va, ed è abbastanza semplice, nel senso che ha solo questo intreccio al centro. Ed ha l'unica particolarità di avere questo incrocio sulla scollatura, diciamo. E si vede il reggiseno. È un capello? Sì. Qui in fondo si vede il reggiseno, che per me è una cosa troppo usé, cioè, oddio. Però quest'anno sono uscita pazza e quindi ho voluto usare. Tra l'altro io non uso le bralette, che so che si portano molto. Perché sotto una maglia del genere, visto che comunque solo qui si vede, perché per il resto copre abbastanza, cioè copre del tutto, non si vede nulla, preferisco che a questo punto si veda magari, cioè qui si vede in realtà la chiusura del reggiseno, no? Con un reggiseno un po' più particolare, piuttosto che la bralette, che poi non avrebbe senso. E quindi questa ovviamente è diventata la maglia preferita del mio fidanzato. Chissà perché.
E poi la famosa maglia per Capodanno alla fine l'ho presa. Ed è una maglia semplicissima. Perché? In realtà io stavo prendendo la maglia tipica di Capodanno, ovvero con tutte paillette, molto Raffaella Carrà. Però poi mi sono ravveduta perché ho detto: Lucia, ma a parte Capodanno, tu questa maglia poi dopo dove vai? Cioè, a parte fare uno spettacolo di Lorella Cuccarini, non andresti da nessuna parte. E quindi ho preferito mettere una maglia che poi avrei messo magari in altri momenti anche, perché poi prendere una cosa e buttarla lì nell'armadio non avrebbe avuto senso. Sto diventando molto scrupolosa. Devo bere perché mi sto affogando, aspettate. Un lavaglio e ho preso questa maglia semplicissima bianca perché avevo il pantalone nero sotto. Io non sono una da vestito, tacco, non lo so, non mi trovo a vestirmi così. E quindi ho preso questa, che è l'unica particolarità di avere questa trasparenza e questo ricamo sul gomito, che io trovo molto elegante, cioè mi piace troppo. Per me è semplice e fine ed elegante questa cosa. E quindi l'ho presa immediatamente. Anche se tutte le altre avevano il vestito col tacco. Io ero lì col pantalone e la magliettina, come al solito. E vabbè, amen. Mi piace troppo. Cioè, stupendo questo rigamino. Per il resto è una maglia bianca normale. Poi. Aver finito con le cose di abbigliamento, mi hanno regalato due profumi. Allora, una persona che mi conosce molto bene, ovvero la mia amica, abbiamo gli stessi gusti in fatto di profumi, perché i miei due profumi preferiti sono anche i suoi, ovvero l'Arciso Rodriguez e il Flora di Gucci. Io ho diversi profumi, però ultimamente stavo usando solo quelli. E siccome, diciamo, lei ha lavorato in una profumeria nel periodo di Natale, mi ha regalato il profumo da borsa appunto della Narciso Rodriguez. Perché lei sa, ovviamente mi conosce molto bene, che io in borsa porto il profumo. Ovviamente un profumo del genere, non un profumo grande, o il profumo da borsa. E quindi ha detto: da questo momento ti metterai il tuo in borsa, perché ne portavo ovviamente un altro. E sono stata molto contenta, lei ovviamente mi conosce e molto azzeccato. Un buon suono secondo me. Invece un altro profumo che non conoscevo, che però a quanto pare invece è andato sold out nelle profumerie e io non conoscevo, è della Guess, che è una marca che a me non piace tantissimo, perché per esempio, cioè, per quanto riguarda le borse e i portafogli, non rispecchia molto i miei gusti, al contrario della Michael Kors, di cui invece comprerei tutto, per esempio. È della Guess, appunto, e si chiama Sedactive. Io questo profumo non lo conoscevo, ma non sono esperta di profumi, quindi. E da quando l'ho ricevuto sto mettendo solo questo. Io in realtà non me lo so descrivere, perché non è floreale, non è, cioè, non saprei dirvi se è invernale o estivo. È un profumo secondo me molto notturno e molto femminile. Però non saprei dare una definizione. Non è speziato, non è agrumato, ovviamente, però non lo so, non ve lo so descrivere. Sono negata. E la persona che me l'ha regalato, ogni volta che mettevo il Narciso Rodriguez o il Flora, diceva sempre: che bel profumo che hai. E quindi ci ha azzeccato a regalarmi questo, perché stranamente mi piace. Io con i profumi sono un po', ovviamente come tutti, molto personale, no? Quindi. E poi, per conclusione, siccome a dicembre è anche il mio onomastico, mia mamma tra dicembre e Natale, cioè scusate, tra l'onomastico e Natale, mi fa sempre un completo di gioielli, diciamo così. Di gioielli, ragazzi, non è oro, chissà, c'è, cioè, sempre una roba media. E mi ha regalato questo completo, che amo moltissimo,
Perché lei di solito, ovviamente conoscendo i miei gusti, mi regala sempre o la perlina o il diamantino, sempre tra virgolette, cioè quindi il brillantino, perché queste sono le cose al massimo che metto e poi le posso abbinare un po' con tutto, no? Invece vi dico, mi trina questo completo rosso, rosso rubino, che mi era piaciuto tantissimo. In realtà è un fiore, perché poi attorno a quella specie di petalini con i brillantini e la collana abbinata. Questi, diciamo, sono arrivati per l'onomastico e questi per Natale, e la collana, da quando l'ho ricevuto, non la tolgo mai, perché con tutte queste maglie chiare che sto indossando, spicca tantissimo sulla maglia perché il filo è abbastanza lungo e quindi mi piace troppo. Gli orecchini in realtà li metto poco, sempre questi, però la collana tutto. E adesso il video cerco di caricarvelo anche perché non voglio aspettare oltre. Avete già aspettato tanto, non so con quale anteprima lo metterò, però perché sera e le foto vengono male. Però lo inizio a mettere, nei prossimi giorni devo girare qualche roleplay e niente, fatemi sapere come state, anche se in realtà ve lo dovevo dire all'inizio forse. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Spero in condizioni migliori, ma non ve lo prometto.